Spaccio di droga in pieno giorno e anche di notte davanti alla chiesa del Buon Consiglio al Terminetto. A denunciarlo sono alcuni residenti che sottolineano che anche nei pressi del distributore vicino alla caserma dei Vigili del Fuoco ci sarebbero situazioni analoghe, come all'inizio di via di Montramito davanti all'ex Salov, dove si segnalano bivacchi di stranieri sia di giorno che di notte. Don Dante Martinelli, il parroco responsabile delle parrocchie della Migliarina e della Madonna del Buon Consiglio al Terminetto, non vuole allarmismi ma chiede più controlli. Anche a lui, ribadisce, sono giunte voci di questa situazione. Auspica che ci siano più passaggi di polizia e carabinieri e dal punto di vista utopistico richiede che possa essere ripristinato il vigile di quartiere come c'era una volta per dare più tranquillità e serenità alle persone. Questa parte della città ribadisce anche però dei lati positivi, non dimentichiamole, sono questi che devono emergere senza lasciare che sia la negatività a prendere il sopravvento su tutto.